Ciao ragazzi e ben ritrovati. Successioni numeriche. Mi avete chiesto di fare una video lezione su questo argomento. E siccome le successioni sono oggetto di studio approfondito solamente nei corsi universitari di analisi matematica, lasciatemi prima di tutto fare una breve introduzione, prima di passare agli esercizi, per farvi capire di cosa stiamo parlando. Allora, che cos'è una successione numerica? È una funzione f che associa a ogni numero naturale un numero reale. Quindi il dominio è l'insieme dei numeri naturali, il codominio, ovvero l'immagine, è l'insieme dei numeri reali e associa a un numero n piccolo naturale f di n. In simboli la successione è indicata anche così: a di n con n appartenente ai numeri naturali, dove a di n di fatto è proprio quello che qui abbiamo chiamato f di n. Detto tra di noi, in termini pratici, possiamo dire che una successione numerica è una sequenza infinita di numeri reali. Per esempio, consideriamo questa successione. Se vogliamo scrivere in maniera chiara e precisa quali sono i termini di questa successione, cosa facciamo? Andiamo semplicemente a sostituire al posto di n 1. Così facendo viene 2 per 1, 2. Se sostituiamo 2, 2 per 2, 4. Continuando così a sostituire i valori di n, troveremo una successione fatta così, ovvero l'insieme dei numeri pari, dove a di 1 è il termine che ho ottenuto sostituendo n uguale a 1. A di 2 è il termine che si ottiene sostituendo n uguale a 2 e così via. Data una successione, si dice che una successione è monotona crescente se verifica questa condizione: a di n è minore di a di n più 1 per ogni n appartenente ai naturali. Facciamo come sempre un esempio concreto, così non vi spaventate. Prendiamo per esempio la successione n alla seconda. Se vogliamo scrivere in maniera esplicita i termini della successione, avremo questa sequenza di numeri: 1, che si ottiene sostituendo 1 alla seconda, 4, ovvero 2 alla seconda, 9, 3 alla seconda, 16, 4 alla seconda e così via. Questa successione è monotona crescente? Basta verificare che a di n è minore di a di n più 1 per ogni n appartenente ai naturali. Quindi devo verificare che è vera questa condizione, perché n più 1 vuol dire che devo sostituire n più 1 al posto di n. E quindi mi viene n alla seconda è minore di n più 1 alla seconda. Se svolgiamo questo prodotto notevole, cosa otteniamo? Otteniamo questo. Chiaramente n alla seconda più 1 più 2n, con n che è un numero positivo, è sempre maggiore di n alla seconda. E lo vedete in termini pratici anche da questo esempio. Se io considero a di 3 con a di 4, quindi a di n e n più 1, 3 e 4, cosa trovo? 9. 9 è minore di 16. Allo stesso modo, se considero a di 4 con a di 5, trovo che 16 è minore di 25 e quindi deduco che la successione n alla seconda è monotona crescente. In maniera del tutto analoga, definiamo una successione monotona decrescente se verifica questa condizione: a di n deve essere maggiore di a di n più 1 per ogni n appartenente ai naturali. Facciamo come sempre un esempio, prendiamo questa successione e come sempre andiamo a scrivere i primi termini di questa sequenza. Già da qui, vedendo con gli esempi, se io prendo a di 2 e a di 3, cosa noto? Che meno 2 è maggiore di meno 3, ovvero che verifica questa disuguaglianza. Ovviamente noi dobbiamo farlo in termini generici, quindi in termini di n, e devo andare a verificare che meno n è maggiore di meno, che cosa? N più 1 sostituito così, quindi viene meno n meno 1. A destra e a sinistra questi li posso mandare via e ottengo così 0 maggiore di meno 1, che è vera. Dunque, meno n è una successione monotona decrescente. Andiamo ora a vedere i limiti di successioni. Si tratta di andare a calcolare il limite per n che tende a infinito della successione a di n. Qui posso avere quattro possibili situazioni. Numero 1, questo limite fa l, dove l è un numero. In questo caso dirò che a di n è una successione convergente. Secondo caso, questo limite fa meno infinito. In questo caso dirò che a di n diverge negativamente
negativamente. Allo stesso modo, se questo limite fa più infinito, dirò che diverge positivamente. Quarto e ultimo caso, questo limite non esiste. In questo caso dirò che ADN è irregolare, perché appunto non ammette limite. Nota questa distinzione, come facile intuire, esistono alcune proprietà sui limiti, ovvero supponiamo di avere il limite di questa successione che è uguale ad A con A appartenente a R e il limite di questa successione che è uguale a B con B appartenente a R. Allora le proprietà sui limiti ci dicono che il limite della somma è uguale alla somma dei limiti, ovvero il limite di ADN più BDN chiaramente è A più B. Allo stesso modo, se invece di più, qui facevo meno, quindi la differenza. Inoltre, il limite del prodotto è uguale al prodotto dei limiti. E allo stesso modo, come è facile intuire, la terza proprietà, che è il limite del quoziente, è il quoziente dei limiti. Supponiamo qui che B è diverso da 0. Queste proprietà sono molto intuitive e sono utili perché negli esercizi sarà più semplice calcolare il limite. A volte ci sono successioni di cui è difficile calcolare il limite. In questi casi si ricorre all'uso di alcuni teoremi. Un teorema molto noto è il teorema del confronto, che alcuni di voi avranno anche sentito come teorema dei due carabinieri. Il teorema dice questo: supponiamo di avere tre successioni che verificano questa disuguaglianza, quindi ADN è sempre minore o uguale di BDN, che a sua volta è minore o uguale di CDN per ogni N appartenente naturale. Il teorema del confronto dice che se ADN tende a un numero L per N che tende a infinito e CDN tende anch'esso ad L, allora BDN tenderà anch'esso ad L. Questo è noto come teorema dei due carabinieri perché è come dire che ADN e CDN siano i due carabinieri che tengono a braccetto una persona. Se loro due che gli stanno a fianco tendono ad L, allora anche lui che sta in mezzo tende ad L. Facciamo come sempre un esempio pratico. Voglio calcolare il limite per N che tende a infinito di questa successione. Utilizzando il teorema del confronto, io posso dire che questa è sicuramente maggiore o uguale di meno 1 fratto n. Infatti per n uguale a 1 mi viene meno 1 diviso 1. Ed è anche minore o uguale di 1 su n, perché per n uguale a 2 meno 1 alla seconda fa più 1. Ora che ho trovato questa disuguaglianza, andiamo a calcolare il limite per n che tende a infinito di questa successione e di questa. 1 su infinito ovviamente fa 0. E quindi deduco che questa qui che sta in mezzo, anche lei tenderà a 0. Dunque, questo limite fa 0. Vediamo un altro esempio. Supponiamo di voler calcolare questo limite. Utilizziamo anche qui il teorema del confronto. Per la proprietà delle funzioni seno e coseno, io so che il seno di un angolo è sempre compreso tra meno 1 e 1. Io nel mio caso avevo seno fratto n e quindi basta dividere tutto per n. Ho trovato quindi che la mia successione è compresa tra questi due valori. Anche qui, se pongo n che tende a infinito, trovo che questi due limiti fanno 0. E quindi deduco che anche questo qui in mezzo tende a 0. E quindi il limite che stavo cercando è 0. Come potete vedere, il teorema del confronto è molto molto utile. Vediamo il prossimo teorema. Il principio di sostituzione è anch'esso molto utile perché ci dice: supponiamo di avere due successioni che siano asintottiche e si indica con questo simbolo, ovvero una successione che si può approssimare a un'altra. Allora, calcolare il limite di ADN è equivalente a calcolare il limite di BDN. Facciamo un esempio pratico. Supponiamo di voler calcolare questo limite. Andando a sostituire al posto di n infinito, notiamo che otteniamo una forma indeterminata infinito fratto infinito. Il principio di sostituzione ci dice che se io trovassi una funzione asintottica questa e un'altra funzione asintottica questa, posso andare a calcolare un nuovo limite, che chiaramente sarà più facile del limite di partenza. Ragioniamo sul numeratore. Questa successione qui io la posso approssimare a una successione del tipo 2n alla terza, perché quando ho una potenza vince sempre il grado più grande. Allo stesso modo anche qui ho un cubo di binomio, quindi ho una potenza con grado massimo 3 dato da n alla terza, e quindi questa successione qui la posso approssimare a 5n alla terza perché vince il grado più grande. A questo punto il principio ci dice che calcolare questo limite
è equivalente a calcolare questo limite. Questo è diventato più facile perché sopra e sotto noto che posso mandare via n alla terza e ottengo dunque che questo limite fa 2 quinti e quindi anche il limite di partenza fa 2 quinti. Vediamo un altro esempio per chiarire meglio le idee. Dobbiamo calcolare questo limite. Come sempre partiamo dal sostituire al posto di n infinito. Ci rendiamo conto che otteniamo di nuovo una forma indeterminata infinito fratto infinito. Andiamo come sempre a semplificare questo limite. Quando io ho una esponenziale e una potenza, qui c'ho n ma poteva essere n alla quinta, n alla settima, ok? Chi vince è sempre l'esponenziale, perché si dice che gli esponenziali vanno più velocemente all'infinito delle potenze. Quindi questo qui sopra diventa 2 alla n e sotto lo ricopio. Anzi, mi sono avvantaggiata, ho applicato la proprietà delle potenze che mi dice che n più 1, l'esponente, lo posso pensare come 2 alla n per 2 alla 1, perché tutte le volte che ho un per con la stessa base, sommo gli esponenti e riottengo questo. Scritta così è più semplice perché a questo punto noto che questi due termini se ne vanno e il limite fa un mezzo. Ricordatevi questo principio perché, come potete vedere, è utile per semplificare tantissimi limiti di cui non siamo in grado di trovare la soluzione. Questi erano piuttosto facili, passiamo ora a un esercizio un pochino più difficile. Vogliamo calcolare questo limite e, come sempre, il nostro obiettivo è individuare una successione un po' più semplice. La forma indeterminata, inutile che lo dico, ormai la sapete calcolare, è infinito su infinito, quindi partiamo a semplificare. Al numeratore vince n alla terza, giusto? Perché in una potenza vince quella con il grado più grande. Al denominatore chi vince tra i due? Il logaritmo va all'infinito più lentamente rispetto a una potenza e quindi tra i due vince n. Ora notiamo che possiamo semplificare e questo limite fa infinito alla seconda che fa infinito. Concludiamo con un esercizio ancora più difficile. Dobbiamo calcolare questo limite, che scritto così è un pochino complesso. Innanzitutto vi ricordate che cos'è un fattoriale? Facciamo un esempio. Se io ho 5 fattoriale, questo non è altro per definizione che 5 per 4 per 3 per 2 per 1. Allo stesso modo, se ho n fattoriale, questo non è altro che n per, devo sempre abbassare perché da qui abbiamo fatto 5, 4, 3, quindi n-1 per n-2 per eccetera eccetera fino a che non arrivo a 1. Quindi questo n fattoriale qui lo scrivo come n per n-1 fattoriale. Perché mi fermo a n-1 fattoriale e non arrivo a 1? Perché mi rendo conto che qui c'è n-1 fattoriale, che poi posso raccogliere a fattor comune. Sotto invece, tra n e n-2 fattoriale, chiaramente vince questo, perché è più grande rispetto a n. Quindi questo faccio finta che non ci sia. Ora qua mi rendo conto che posso raccogliere n-1 fattoriale ad ambo i membri. Se raccolgo n-1 fattoriale qui e qui, mi rimane n-1, perché n e qua davanti c'è 1. Scritta così sembra che non sia cambiato niente, ma abbiate fede, perché adesso questo n-1 fattoriale lo posso pensare così, giusto? Pensateci bene, fate sempre l'esempio con i numeri. Se questo è 5 fattoriale, ho scritto 5 per 4 fattoriale e tutto il resto lo ricopio. A questo punto lui e lui se ne vanno e mi rimane questo limite, che lo posso approssimare con la potenza di grado più grande. Qui questo quadrato di binomio mi dà n alla seconda come grado più grande e quindi calcolare questo limite complesso qua è equivalente a calcolare questo limite e fa infinito. Ok ragazzi, questo era l'ultimo esercizio, spero di avervi dato una panoramica completa sulle successioni. Se questo video vi è stato utile, io come sempre vi chiedo gentilmente di mettere un like o di scrivere qua sotto un commento. Ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdere nuovi video. Noi ci vediamo alla prossima.